Buongiorno a tutti, sono Hervé Ballon. Benvenuti in questo momento di apertura dei nostri cuori e delle nostre menti all'infinito. Lo yoga è una scienza antica di autorealizzazione e realizzazione in Dio. Lo yoga è una parola sanscrita che significa unicità, unione o unità. Lo yoga consiste nel riportare la nostra attenzione e la nostra consapevolezza a riposare nella nostra natura spirituale essenziale. Lo yoga è conoscere e capire e fare esperienze della nostra natura spirituale e vivere in armonia con essa. Complimenti, sei arrivato qui dopo un lungo cammino fatto di pazienza e di dedica all'ascolto e a brevi momenti di meditazione guidata. Siamo giunti oggi al termine di questa serie di podcast sul sentiero del Kriya Yoga, con questo podcast specifico intitolato Eredità spirituale, un po' un sum it up, potrei dire riassumere tutto quello che abbiamo visto prima. Dedico questo podcast a voi, miei cari ascoltatori, ed in particolare quanto eredità spirituale, a te Giovanni, per me il migliore degli insegnanti, a te Emilia, a voi Blanche, Constance e Victor. Ti abbraccio, mon enfant, che oggi, dopo un lungo cammino di luce, e non conosco la data di questo tuo oggi, ascolti queste preziose indicazioni di vita. Una bottiglia al mare, un message in a bottle, come lo cantava Sting nello scorso secolo. Da giovane adulto ho avuto una chiamata spirituale alla quale non sapevo come rispondere. Ero un ingegnere neolaureato, recentemente promosso, lavoravo in grandi aziende, ma volevo anche avvicinarmi, immergermi nella fede. Ho anche pensato per poco tempo alla via del sacerdote, ma volevo essere nella vita, fare esperienza della vita, della gioia, portarci il Signore lontano dalla tristezza apparente ed il dolore che vedevo nelle chiese. Volevo aver fidanzate, poi volevo uscire, divertirmi, poi incontrare mia moglie ed avere figli con lei. Vedevo tanti elementi, avevo tante riflessioni che stavano galleggiando in uno spazio multidimensionale senza apparente senso, senza filo conduttore. Vedevo il bene e il male, vedevo la religione, la fede, le persone che non credono, la sete di raggiungere persone superiore e a livello superiore più alte, maestri. Vedevo l'importanza della disciplina, della buona alimentazione, del dolore, della gioia. Sentivo che la vita era pura tecnica. Ci sono tecniche per tutto, per lo studio, per lo sport, per il lavoro, per la pratica. Cercavo amore e anche sesso, osservando i suoi lati meravigliosi, ma anche i suoi lati scuri. Il peccato descritto dalle religioni che non capivo perché c'era questa colpa messa sull'essere umano per una cosa così naturale. Lamentavo l'apparente tristezza, costrizione che vedevo nella Chiesa. Intuivo l'anima, la coscienza, anche nell'animale, la coscienza delle piante, della natura intera. Osservavo anche l'universo intorno a me. Mi chiedevo cosa fanno le religioni, cosa fanno, dove sono i grandi maestri, i grandi santi, Cristo, Buddha. Dove si impara? Cosa devo fare? Avevo la sensazione terribile di perdere il mio tempo a fare cose fondamentali nella vita secolare, ma senza reale importanza. Quindi fare cose fondamentali senza importanza, mentre altre persone no, altre persone andavano avanti. Osservavo il successo dei principianti e delle persone che ritenevo non particolarmente evolute, felici, poveri di spirito, delle persone che non avevo senza apparente scopo, ero sempre lì senza fare domande particolari, molto felici, con grandi risultati anche a livello economico, mentre io, che pensavo essere ogni tanto superiore ad altri, non riuscivo ad attingere a dei risultati soddisfacenti.
Imparavo l'entropia, il tamas, la tendenza al peggioramento del pensiero, dell'azione, della situazione, dell'ambiente. Ho conosciuto la disperazione, il dispero. Vedevo la dualità del dolore, che fa soffrire, ma che è anche un immenso motore di evoluzione personale e spirituale. Sapevo invece del miglioramento della mia condizione sempre alla porta, e che ci sono cose impossibili o che sono impossibili che diventano facili per certe persone, e al contrario delle cose apparentemente facili ma in realtà impossibili da realizzare per me. Ero attratto dall'entusiasmo, dalle grandi qualità, dalla gentilezza, dalla diligenza, tutte le grandi qualità che sono descritte nella descrizione degli attributi della natura. Facevo domande sul senso della vita, della nascita e della morte, della paura che ha l'uomo di morire, delle ingiustizie fattuali, dell'ingiustizia della nascita, delle condizioni di nascita, la violenza, la relatività delle cose, come potevano cambiare le cose, il modo di vivere le cose secondo il punto di vista che uno ha su queste cose, la scala mobile del meglio e del peggio che ciascuno percorre durante la vita, che ciascuno è il fesso o lo sfigato di un altro, una grande catena sulla quale è importante guardare sempre in mente il punto più basso raggiunto per, una volta risalito, apprezzare la fortuna che uno ha di vivere una vita apparentemente normale. Intuivo, senza poter nominarle, la prigione del corpo e della mente, queste montagne insormontabili, l'autodisciplina necessaria per superarle, che è madre di tutte le gioie, quindi non una sofferenza. Le aspettative prima o poi sempre deluse, che andava contro i consigli del New Thought, apparso dopo l'arrivo dei grandi yoghi negli Stati Uniti, che dicono semplicemente manage your expectations, quindi abbassa le tue aspettative, non attaccarti al risultato. Quindi la vita cambia cambiando prospettiva, come lo dice la fisica quantistica, e qui i risultati cambiano secondo il punto di vista dove è posizionato l'osservatore, l'entanglement, che spiega che non c'è separazione, che c'è una cosa sola, che se separiamo in due un atomo, che lo bombardiamo in un lato, la parte separata dell'altra migliaia di chilometri, subisci allo stesso momento lo stesso cambiamento. C'era veramente un'assenza totale di manuale d'uso dell'essere umano? Non ci consegnano il libricino alla nascita? Era nella placenta, dovevate tenervela, ci diceva ridendo un'ostetrica. E quindi si doveva andare a tastoni eternamente. E sapevo che c'è qualcosa. Vedo che tu sei con me, che la coscienza è in me, che sono questo. Ero certo del ruolo essenziale ma insufficiente dell'opera delle chiese, delle religioni, dei loro dogmi e comandamenti. Hanno fatto un lavoro stupendo per portarci ad intuire che Dio, la coscienza, esiste, che qualcosa c'è, ma sapevo per certo che c'era molto di più, di molto più efficace da fare, e che facevano i grandi santi e saggi di tutte le religioni e tradizioni antiche. Vedevo che ciascuno di noi trova mezzogiorno alla sua porta. Ciascuno è convinto del suo buon dritto in ogni situazione, nel fare le cose più giuste, che l'altro che sbaglia. Quindi vedevo l'introversione verso l'estraversione, come siamo quasi tutti pensando di essere quello che facciamo, quello che è il suo nome, quello che guadagniamo, quello che consumiamo, e come lo consumiamo e con chi, e di essere come spendiamo le nostre risorse economiche fuori dal grande sé. Le risorse economiche sono energia, niente di più e niente meno. Vedevo l'impermanenza della materia e delle situazioni intorno a me. Che tutto cambia, pantarei, uden menei, tutto cola, niente rimane, dicevano i grandi greci. Mentre sentivo la permanenza di qualcosa che non riuscivo ad afferrare, a definire.
vedevi i periodi della vita, quanto tempo viene perso nell'infanzia, nella gioventù, l'adolescenza e poi nella vecchiaia. E quindi vedevo questa finestra di apparente consapevolezza che pretendevo di avere, questa finestra di consapevolezza che magari dai 30, 40 anni fino a 70 anni, se uno sta in buona salute fisica e mentale, è molto ridotta. Lo vedevo tramite esperienze della mia vita, con delle malattie che vengono a velare la coscienza dei più anziani, e anche le esperienze dei bambini, che loro ovviamente vivono una realtà abbastanza modificata di noi. Quindi la finestra per avere crescita spirituale era stretta, e quindi ed è stretta per tutti noi. Però ci sono degli strumenti per allungare questa finestra, ed è quello che serve: lo yoga fisico, un corpo fisico potente, flessibile, che possa vivere più a lungo senza malattie e poter stare più a lungo seduto per meditare. Quindi la risposta a tutte queste domande è in questi insegnamenti dello yoga. È una matrice a multiple dimensioni, non importa dove si entra, ma importa entrarci, cominciare, fare il primo passo che conta. Considerando gli 8 rami dello yoga, un punto di ingresso classico potrebbe essere la pratica fisica. Per me è stato così. Patanjali nel Yoga Sutra, la Bhagavad Gita, ci spiegano delle cosa succede e perché succede. Famoso manuale d'uso dell'essere umano. Ci parlano di vari elementi apparentemente slegati indipendentemente l'uno dall'altro. Due cose in particolare costituiscono un sistema self-locking, autobloccante dell'uomo, imprigionato nel corpo e nella mente. E ci ricordiamo, le abbiamo viste prima, le cinque afflizioni, pancha klesha, che ostacolano la realizzazione del grande sé, e sono avidia, l'ignoranza della propria essenza al momento della nascita, asmita, l'egoismo, l'erronea identificazione col corpo e la mente, raga, l'attaccamento a tutto ciò che soddisfa i desideri del corpo e della mente, vesha, l'avversione per tutto quello che ci allontana alla soddisfazione dei desideri del corpo e della mente, dell'ego, e abhinivesha, l'attaccamento alla vita, la paura della morte. A queste cinque afflizioni si aggiungono le 9 dispersioni che impediscono di coltivare la coscienza del grande sé, e che sono la malattia, l'apatia, il dubbio, la negligenza, l'indolenza, il compiacimento e l'attaccamento dei sensi, l'abitudine all'assenza di entusiasmo, la falsa percezione, quindi la confusione filosofica, l'incapacità di concentrarsi e finalmente l'instabilità nella pratica. E quindi, come possiamo liberarci? Qualcuno parla di sviluppare, poter operare il nostro destino divino. E che cos'è questo destino? Abbiamo tutti un destino divino, oppure solo per pochi, rari persone fortunate? E come posso accederci? Come posso esprimerlo? Come posso farlo entrare nella sua totale espressione? Paramahansa Yogananda diceva: life has to be lived anyway, so why to live it the highest way? La vita comunque deve essere vissuta, perché non la vivi nel modo più elevato? Non c'è separazione tra la vita spirituale e la vita materiale, sono interconnesse, intertwined. Ciascuno influenza l'altra, c'è solo una realtà. Il nostro destino è di svegliarci al nostro potenziale divino, di fare rimembranza e di ricordarci come vivere in armonia con essa, seguendo uno sviluppo naturale. Prima o poi tutti si sveglieranno dopo tante e tante reincarnazioni. E lo yoga dice: why not sooner rather than later? Perché non prima invece che dopo? Don't delay, oh good, don't put it off another day. Quindi non dilazionare, non ritardare il tuo più alto bene, non spostarlo nel futuro per ancora un altro giorno. Il santo mistico Kabir, nel suo Kabir Book, dice: il mio interno, ascolta me,
lo spirito, l'insegnante, è vicino. Svegliati, corri ai suoi piedi, perché sta vicinissimo a te e a qualche millimetro della tua testa, adesso, qui. Hai dormito per milioni di anni, perché non svegliarti adesso, questa mattina? Per il poeta Rumi è il desiderio, the yearning, che fa tutto il lavoro. Quando questo desiderio, questa innata necessità diventa più forte dei freni, allora uno entra naturalmente nel sentiero del destino divino e dello sviluppo spirituale. Ci ricordiamo che ci sono quattro grandi ragioni per le quali entriamo nel sentiero della crescita spirituale, dello risveglio. La prima, lo conosciamo tutti, è la sofferenza, il senso di alienazione del vero sé, una grande sofferenza, e quindi questa necessità di ritornare quello che siamo da sempre, senza più essere falsamente identificati con l'ego che ci separa della fonte. Un secondo è la ricerca di saggezza, di conoscenza, di conoscere totalmente la nostra realtà, quindi un interesse intellettuale. Il terzo punto c'è la ricerca di successo nella vita, vivere in modo più effettivo, the highest way, come dice Paramahansa Yogananda. E poi c'è anche l'amore per Dio, l'amore per il pianeta Terra, per l'umanità, per la vita. Tutti noi abbiamo fatto l'esperienza di queste. Per te che cos'è? Il dolore, la ricerca di saggezza, la ricerca di successo nella vita o l'amore? Qual è il più importante? Per me è stata la sofferenza. Ho sempre avuto il senso che stavo perdendo qualcosa, che stavo perdendo il mio tempo a fare delle cose non importanti, però che impiegavano tutto il mio tempo. Era molto doloroso di perdere il mio tempo lontano, sapendo che il mio tempo era contato. E l'ingresso Brian, nel suo libro Sanctuary of Belonging, ci dice questo poema: Mother, I'm a lost one, and the recipes of my grandmother are gone. Now you, divine, self, mother, father, you must show me the way in which my soul life is to unfold, and it is my birthright. Madre, sono un'anima persa, e tutte le ricette della mia nonna sono perse. Adesso tu, divino, sei, madre, padre, tu devi far vedere a me, insegnare a me il modo sul quale la vita della mia anima potrà svilupparsi. Ed è questo il mio dritto di nascita. E io sentivo: The kingdom of God is within you. Quindi il reame di Dio è all'interno di te. Ma come faccio per entrare? Come si fa? Cosa devo fare? E non c'era nessuno per spiegarmelo. E non è stato prima che io incontrassi il mio guru, il mio insegnante, il mio teacher, Roy Jean Davis, che come sapete è un discepolo diretto di Paramahansa Yogananda, che ho potuto trovare questo portale attraverso il quale ho potuto sentire questi insegnamenti del Kriya Yoga, esistenti da sempre, da migliaia di anni. Roy l'ha riassunto in questi insegnamenti, queste quattro riflessioni che sono life changing. It is, quindi God is, e siamo questo, we are that. Quindi è un corollario: se Dio è tutto quello che è, allora noi siamo questo. Però dimentichiamo, we forget, ma alla fine we remember, ci ricordiamo. Ma come fare per poter ricordarci in modo permanente senza ricadere ogni volta nell'ignoranza? Come ricordarci in modo permanente? Ed è lì che il vero yoga è rivoluzionario. Il vero yoga dà anche le soluzioni, gli strumenti, le cose da fare. È scientifico, è scienza, perché la scienza permette di essere misurata, misurabile. Tutte queste azioni da porgere sono misurabili nei loro effetti, nei loro risultati, che siano deboli, medi
o molto intensi. Ripassiamo in vista un po' quello che abbiamo visto precedentemente. Abbiamo visto Abhyasa, la pratica costante, l'azione, non si può non agire. Il Nikshmakarma, l'azione senza attaccamento al risultato dell'azione, per non essere delusi ed entrare nel dolore del desiderio non riscontrato. Vairagya, il distacco, la prospettiva esterna, cambiare punti di vita, l'osservazione senza giudizio. Poi i sentimenti da applicare, coltivando i sentimenti di amicizia per chi è felice, di compassione per chi è sfortunato, di gioia per i virtuosi e di equanimità, di neutralità per i non virtuosi. Si può attingere a una coscienza nella più calma impassibile. Vediamo anche Yama e Niyama, le 5 astensioni e 5 osservanze, con Ahimsa, la non violenza, Satya, la verità, Ashteya, il non rubare, Brahmacharya, il giusto uso delle forze vitali, la moderazione, e Aparigraha, il non attaccamento alle cose, agli oggetti o al risultato delle azioni. Niyama, le osservanze, la saucha, la purezza, la pulizia mentale e fattuale, fisica. Santosha, la contentezza, incontentamento, mantenere sempre il giusto sfondo emotivo. Tapas, l'autodisciplina, bruciare a fuoco lento. Svadhyaya, l'introspezione, lo studio e la rimembranza del sé. E Svarapranidhana, la resa al divino. Yoga Sutra ci parlano anche di asana, la pratica fisica, solo un sutra su 298. La pratica fisica, gli esercizi di ricarica di Paramahansa Yogananda, la postura stabile e confortevole per un lungo tempo, stira sukham asanam, il pranayama, l'espansione dell'energia vitale che trova origine nella cessazione dell'inspirazione e dell'espirazione. Facendo così la pratica diventa fortemente stabile se esercitata senza interruzioni, con fermezza, correttamente, con reverenza e per un lungo tempo. Pratica le grandi 5 qualità, la devozione intensa, il coraggio, la presenza di spirito, la meditazione e il discernimento. Per i praticanti che sono totalmente determinati nella loro pratica, la realizzazione dell'assorbimento cognitivo è imminente. Così l'elemento determinante è la velocità del raggiungimento dell'assorbimento cognitivo, quindi dell'autorealizzazione in Dio, e la pratica dello yogi, che può essere debole, moderata o intensa. Oppure, con la resa al divino, Ishvarapranidhana, quindi l'abbandono dell'idea di essere separato dalla coscienza che ci pervade, si raggiunge questo assorbimento cognitivo con successo. Nell'azione abbiamo visto la pratica del Nikshmakarma, l'azione con rinuncia al risultato dell'azione. Abbiamo visto nel podcast precedente le affermazioni positive di realizzazione e anche le visualizzazioni, l'immaginazione creativa di cui ci parlano Yogananda e Roy Jean Davis. Nel Yoga Sutra abbiamo visto Pratipaksha Bhavanan, cioè che quando uno è dominato dal pensiero negativo dovrebbero essere coltivati i loro contrari. È Cristo che tende la seconda guancia. La tecnologia della medicina del Kriya Yoga è la più pura ed antica, che brucia a fuoco lento i semi karmici e li depotenza, eliminando le scorie dei desideri e trascende il mentale e il fisico. Quindi questa pratica diretta e costante dello yoga, per me nelle sue 8 forme, e di cui lo studio di questi grandi testi, sono diventati nella mia esperienza un filo conduttore di consapevolezza infilato nell'ago della pratica costante. E questi fili ago insieme afferrano le asole di tutte queste riflessioni di cui ho parlato prima e che galleggiavano intorno a me apparentemente senza senso e logica, ma stringendo nelle fila mi hanno fatto toccare per mano, capire che in realtà era una cosa sola, che non c'era qualcosa che era slegato dalle altre. Per darvi qualche ultimi consigli, non proviamo di essere una persona diversa di quello che siamo. We don't try to be anyone else but yourself, ci dice Yogananda. Praticate la meditazione profonda del Kriya Yoga tutti i giorni, leggete, informatevi
tutte le informazioni ormai disponibili ovunque. Paramahansa Yogananda ci ha detto: read a bit, meditate more, think of God all the time. Read a bit è l'ispirazione, lo studio delle letture che ti sollevano. Meditate more, quindi non diventare un tecnico nella meditazione, ma solo qualcuno di abbandonare la meditazione, lasciarsi portare e portare durante la giornata questa pace portatile, in modo di poter essere consapevole di tutto quello che succede intorno a noi durante la giornata. And think of God all the time, l'abbandono a questo fiume, quindi go with the flow. Questa conoscenza viene dall'interno e i grandi saggi, i grandi insegnanti spirituali sono dei catalizzatori che ci permettono di svegliarci alla verità, verità che sappiamo già come pura coscienza, poco o tanto velata. Però all'interno lo sappiamo da sempre. Però non abbiamo specialmente bisogno di andare alla ricerca di un teacher, di un insegnante, di un guru con il lanternino, perché comunque viene a noi naturalmente da solo, man mano che il desiderio dell'anima cresce a un livello superiore a tutti i freni, alle cinque limitazioni del Panchaklesha. Ricordiamoci una cosa molto importante, è che la felicità è una decisione. Fai una pratica costante con distacco, cambiando prospettiva su te stesso. Manas, una parte della mente, la mente sensoriale, crede tutto quello che Buddhi, l'intelligenza discriminante, gli racconta. E quindi queste affermazioni sono molto efficaci. Sei tu che decidi essere felice o non felice. Non ti dimenticare mai più che sei parte del tutto. Una unità di pura coscienza individualizzata, una sfaccettatura di un unico diamante, un aspetto unico tra un'infinità di aspetti di una e sola cosa. Un'anima incarnata che possiede un corpo e una mente umana, il suo tempio, facendo esperienza dell'esistenza con la I maiuscola sul pianeta Terra. Osserva la Terra dallo spazio, vedi il campo magnetico del pianeta blu che ci protegge dai bombardamenti cosmici. Osserva la sottigliezza della sua atmosfera che ci protegge dalle radiazioni solari. Vedila passare lanciata dall'immensità dello spazio ad una velocità di circa 2 milioni di chilometri all'ora. Cambia prospettiva, ricordati sempre, riconosci la grazia che abbiamo di vivere su questo granello di sabbia, gli unici nel regno minerale, vegetale e animale dotati di libero arbitrio. Ti ricorderai cosa sei e dove sei? La via del Kriya Yoga ti sarà sempre aperta. Se un bel giorno, dopo aver fatto l'esperienza della pratica Hong So, vorrai, quanto ricercatore sincero della verità, ricevere l'iniziazione e ricevere la prima chiave del Kriya Yoga, ci sarò per te. Vivi questa vita con intensità, qui ed ora. Ci rivedremo presto. Cari miei, è stata una grande gioia di essere con voi. Anche se conosco solo pochi di voi. Namaste, reverenza per il divino in te. Om Shanti, Shanti, Shanti. Ci prepariamo alla nostra meditazione quotidiana. Comodamente seduti, teniamo la schiena eretta, non appoggiata. Le spalle basse rilassate, nuca allungata, senza tensione, spalle indietro, petto fuori, nuca allungata, vento basso, lo sguardo al terzo occhio, il Kutashta, il Yin Tang per i cinesi. Lasciamo andare il respiro al suo ritmo naturale senza controllarlo. Prendiamo anche questo Ardha Keshavi Mudra con la lingua, la punta della lingua verso il palato molle. Adesso entriamo all'interno, apriamo il nostro cuore, la nostra mente all'infinito, alla pura coscienza onnipresente. Siamo immersi in essa, si esprime in noi, intorno a noi, attraverso di noi, in tutti e in tutto quello che è. Una sola vita, una sola presenza, un solo potere, una unica realtà chiamata da tanti nomi,
Spirito assoluto, coscienza, Purusha, Dio, Ishvara, Allah, Geova, Rama, Satanamaha. Questa realtà è la fonte, il supporto, la sostanza di tutti e tutto quello che è, e ne siamo la manifestazione. Riconosciamo che giusto qui, dove siamo, giusto ora, adesso, in questo momento questa realtà è totalmente presente, sveglia e attiva. Prendiamo coscienza, ricordiamo che siamo come onde sull'oceano di questa coscienza divina. Quando meditiamo torniamo nella nostra attenzione e consapevolezza dall'esterno verso l'interno, in modo di riposare in questa coscienza, riconoscendo nostra natura ed essenza. Muoviamo semplicemente la nostra attenzione dalla periferia della nostra consapevolezza verso la profondità di noi stessi, come le onde tornano verso il mare. Prendiamo coscienza del nostro respiro, osserviamo il suo flusso naturale. Quando inspiriamo, cantiamo il mantra Hong, portando l'attenzione verso l'interno. Quando espiriamo, cantiamo il mantra So, abbandonati, abbandonando ogni pensiero e concetto di separazione. Inspiriamo, cantiamo Hong. Espira, canta So. Osserva e lascia i pensieri e sentimenti galleggiare nella mente e lasciamoli andarsene via senza più ascoltarli. Se pensieri, sensazioni fisiche, corporee o rumore nell'ambiente ti distraggono, gentilmente torna all'osservazione del mantra Hong So, che si manifesta sopra di noi come una colonna di mercurio energetica che sale nell'inspiro e scende nell'espiro So.
Abbandoniamo l'attenzione sul respiro e sul mantra, riprendendo consapevolezza del nostro corpo fisico, del suo peso, la sua massa a terra. Facciamo una lunga inspirazione, seguita da un profondo sospiro. La pace emana dall'essenza del nostro essere e pervade il campo mentale, la nostra natura emotiva e il nostro corpo fisico. Possiamo portare con noi ovunque ed ad ogni momento questa pace portatile, come diceva Paramahansa Yogananda. Lentamente, gentilmente, quando sei pronto, apri gli occhi. Adesso che riposiamo in questa pace, lasciamola fluire fuori come grazia per tutti gli esseri ovunque. Che tua luce interiore illumini il mondo e ricordati di portare pace e amore a tutti quelli che incontrerai. Namaste.